Su segnalazione di un nostro iscritto alle balle 7618, Cinemarte presenta Giornata Nera per l'Ariete con Franco Nero. 1971, 95 minuti, genere horror, giallo, thriller. Brevemente, il giornalista alcolizzato Andrea Wilde indaga su alcuni fatti criminosi, venendo anche sospettato di essere un assassino seriale. Uno dei film più famosi di un regista dalla carriera corta ed irregolare, che si fece comunque notare nel 1965 con il bel giallo in bianco e nero La donna del lago, quando il genere non era stato ancora popolarizzato e stereotipato come appunto nel caso di Giornata nera per l'Ariete, dove tutti i canoni dei 70 vengono perfettamente rispettati: atmosfera, plumbe, angoscia, una certa libertà sessuale, violenza truce. Un ottimo film nel suo genere, con un cast notevole: Franco Nero, Ira von Furstenberg, Pamela Tiffin, Edmund Pordom, Agostina Belli, fotografia di Vincenzo Storaro e musiche di Ennio Morricone, conosciuto all'estero con il titolo The Fifth Chord, appartiene anche al cosiddetto filone dei titoli zoologici. I nostri esperti di Cinemarte hanno aggiunto quanto segue: le versioni TV Rai non sono integrali ma hanno il montaggio corretto, le versioni in VHS Paradise 90 e Eureka Video sono integrali ma con il prologo rimontato rispetto all'uscita in sala, la VHS elvetica Star Video con audio italiano è integrale ed il montaggio è corretto, mentre la VHS curata da Notturno ha il montaggio corretto ma taglia qualcosa. La situazione si è normalizzata con il DVD giapponese, audio italiano della King Records. Cinemarte ha presentato Giornata nera per l'Ariete, Franco Nero, regia di Luigi Bazzoni. Andatelo a recuperare, buona visione!